Allora, parliamo di Soriano, no? Soriano, abbiamo Enzo Morabito, presidente. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera Antonio, buonasera Vicente e ai radioascoltatori. Alla fine i tuoi ragazzi non ti hanno fatto questo regalo, intanto auguri e buon compleanno. Ah, grazie, gliel'avevo chiesto, però no, non me l'hanno fatto, grazie intanto a te, però devo dire che è stata una partita dai due volti. Noi intanto andavamo a confrontarci con una squadra attrezzatissima, sì. Non la scopriamo certo oggi, l'Olympique Rossanese. E abbiamo fatto un primo tempo alla loro altezza, abbiamo tenuto botta, colpo su colpo, 1-0, 1-1, e 2-1 non ci siamo disuniti e al 45esimo abbiamo pareggiato. E è stato veramente uno dei più bei primi tempi che abbiamo fatto in trasferta. Sì. E purtroppo il secondo tempo è stata un'altra partita, ma anche qui insomma è viziato da qualche incertezza e insicurezza che ha portato a subire il terzo gol. Poi è facile disunirsi, sì. E quindi insomma non è il 5-2, diciamo che non è il meritato, non è il risultato che la CS Soriano oggi meritava per quello che ha dimostrato nel primo tempo. E solo che quando una squadra è così attrezzata è facile poi, se non si sta attenti, certo. È facile poi insomma che vada a finire così. Non rimprovero però insomma la squadra, perché insomma ci hanno messo tutta. Certo è che in alcuni momenti forse bisognerebbe evitare alcune incertezze, magari, sì. Perché nessuno ti regala nulla e tantomeno noi ci possiamo permettere di regalare nulla a nessuno. Sì. Purtroppo è un filotto di partite dove non abbiamo raccolto bene, non abbiamo raccolto tanto, un punto in tre partite, e questo in un campionato così chiaramente ci porta a doverci guardare dietro. È un calendario che vi preoccupa, quello da qui in avanti, vista la posizione classifica, perché comunque sotto si sono oggi un attimino risvegliate. Forse sarà stato il turno dove c'erano degli scontri diretti, però c'è anche un Acri che batte il Cotronei, voglio dire, quindi questa è una nota insomma che fa pensare, Acri che si rinforza, quindi guarda, l'Acri, l'unico risultato a parte quello di ieri del Sersale che ci ha penalizzato, per il resto sono stati risultati che ci hanno favorito, sì. Sono rimasti tutti dietro, sì, sì, sotto sono, voglio dire, è un campionato che sotto in qualche modo si risveglia, ecco, questo vi preoccupa rispetto al calendario che avete voi? Ora per esempio avrete la gara con il Sersale e poi due trasferte tra Bisacce e Bovalino. No, preoccupati no, però dobbiamo un attimino riguardarci in faccia e capire che c'è da fare punti anche in trasferta, sì. Questo non c'è dubbio, perché poi può capitare di fallire una partita casalinga, come quella di Soriano di settimana scorsa contro il Bocane, dove insomma da 2-0 abbiamo fatto un ottimo pareggio, potevamo anche vincerla, però anche lì abbiamo dimostrato in alcuni momenti delle incertezze e abbiamo preso facilmente dei gol che potevamo evitare. E nulla, dobbiamo un attimino riboccarci le mani e capire che abbiamo una squadra che insomma ripartire diciamo dal primo tempo di oggi, dove pur con delle assenze importanti, perché comunque mancava Giugiolone, mancava Greco, pur con dei diffidati in campo che praticamente non hanno potuto rendere quello che era nelle loro possibilità, probabilmente, ecco, hanno giocato un attimino col freno a mano, un difensore centrale, un centrocampista come Clasadonte, pochettino si sono dovuti trattenere, però abbiamo fatto un grande primo tempo. Secondo me dobbiamo ripartire da questo primo tempo con fiducia, affrontare le prossime partite sia in casa che in trasferta, sì. E sicuramente riusciremo a recuperare punti. Vincenzo. Beh sì, direi di sì. Questo ogni volta che sentiamo Morabito, siccome Morabito si chiama Vincenzo di nome, andiamo in confusione. Tarsi. Poi sarò Enzo. Tarsi, vai.
Sì. No, dicevo, sono d'accordo con questo ottimismo del Presidente, perché nonostante abbia perso, vedo che alla fine è uno che gli piace il calcio, perché insomma oggi ho visto una partita, secondo me, bella, nel senso 7 gol, ha visto il suo Gallo fare la doppietta, vivo, che gli può dare quella mano che sicuramente in quelle partite decisive interne che avrà contro squadre che sono al di sotto, che il Soriano non si può fare sfuggire per centrare questa salvezza, ecco. Sì, esatto, è proprio così. Noi contiamo con tutta la squadra, contiamo in particolar modo, sta facendo bene e quindi siamo fiduciosi anche per questo, ecco. Mi senti? Sì. Quindi certo, in casa non possiamo permetterci passi falsi, ma noi in casa affrontiamo le partite nel modo giusto. Ma io ritengo che da qua in poi avremo modo anche in trasferta, anche perché insomma ci aspettano trasferte complicate. Ecco, le squadre sotto di noi le abbiamo già affrontate in trasferta, quindi affronteremo le squadre, diciamo, secondo la classifica, che hanno più attrezzate, però da quello che abbiamo dimostrato oggi nel primo tempo non dobbiamo demeritare, ecco. E d'altronde il calcio è questo, perché bisogna partire persi. No, dico, saranno alla 27esima Soriano Gallico Catona, 28esima Cutro Soriano e 29esima Soriano Isola Capo del Sud. E poi l'ultima, sì, Ionica Tesiderno Soriano, cioè proprio un finale incredibile per voi. Speriamo di arrivarci prima, speriamo di non arrivare proprio sul filo del rasoio, anche perché poi insomma particolari dinamiche non sempre favoriscono una squadra come il Soriano, ecco. Diciamo che non sono preoccupati, perché forse in quel momento i conti saranno fatti e in qualche modo forse Diciamo che adesso c'è un vantaggio di sicurezza, ecco, da questo punto di vista, perché poi il Soriano insomma è a un punto dal Sersale, a Bologna, la Voscalea, insomma, ha fatto siamo quattro squadre in 2 punti, mi pare, noi 22 e 3 squadre a 23. Sì, Sersale, Bovaldese e Scalea, cioè quelle che vogliono evitare i play-out, insomma, al momento. Sì. Diciamo che in questo momento il campionato si è diviso in 3 tronconi, mi pare, ecco, di aver dato un'occhiata alla classifica. Ci sono 3 tronconi, quello di sopra, quello di sotto, insomma noi che siamo lì, queste 4 squadre siamo lì nel limbo per cercare un attimino di allontanarsi dalla zona, insomma, dei play-out. È bello per questo il campionato, l'eccellenza è così, sappiamo che non possiamo sbagliare più di 2 o 3 partite, perché altrimenti questo è il risultato. Cercheremo di lavorare come già stiamo lavorando, di lavorare ancora meglio per evitare insomma qualche altra caduta battuta a vuoto. Grazie. Presidente, i suoi giocatori possono ancora mangiare qualche mustacciolo, vai. Sì, assolutamente sì, però sono i denti duri, perché sono molto duri i mostaccioli, quindi devono avere i denti duri. Sì. Grazie a Enzo Morabito, presidente del Soriano.